Ciao ragazzi e bentornati da Capitan Bandana, qui oggi per recensire l'ultima pellicola candidata nella categoria miglior film agli Oscar 2020, ovvero Jojo Rabbit. Senza indugi, tuffiamoci nella recensione. In primo luogo stupisce la sfrontatezza utilizzata nel trattare il tema più caldo della storia dell'uomo, ovvero il razzismo. Perché partendo da un Führer apparentemente affine al simpatico protagonista di un racconto per bambini, Waititi ridicolizza il dittatore per eccellenza, offrendone una visione controversa ma trasudante di realismo. Dietro al gioco di un pittoresco e immaginario compagno di avventure si cela infatti il piano di un folle. Un folle la cui essenza rimanda ai millantatori della modernità, che null'altro sono se non menzogneri travestiti da soccorritori. Il regista dunque svela gradualmente la via più efficace per lo sradicamento del dogma, e questa via è l'esperienza diretta. Solo toccando con mano la somiglianza del diverso, il fanatico può comprendere la propria dissennatezza. Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore, preparati a partire. Il saluto nazista centralizzante, il suddetto Führer, è senza dubbio l'elemento onnipresente dell'opera. Ciò che lo rende comico tuttavia è la ripetitività con cui lo si propone. Eppure questa ridondanza non è un elemento di fantasia introdotto per pura goliardia, ma è piuttosto una semplice enfatizzazione del vero, un'iperbole funzionale che marca l'idiozia del nazismo. Ma certo che sai farlo! Avadan comes to... Qui l'umanità prende il sopravvento in una cornice fresca e propositiva che insegna senza angosciare. Jojo Rabbit, dopo tutto, non è l'ennesimo film sull'olocausto. È invece una pellicola sulla fragilità dell'animo umano. È un prodotto innovativo che, pur non dimenticandosi di descrivere il marcio della guerra, si sofferma sulla favolosità dell'amore nella sua forma più pura. Un amore tutto da scoprire nell'arte del confronto e nell'ascolto di coloro che ci cingono con il loro abbraccio anche quando non riusciamo a vedere. Un cast ricco in cui presenzia persino il regista dell'opera ci commuove a più riprese, ma ci fa anche sorridere. Spicca Scarlett, che già informissima in Storia di un matrimonio, qui ci affascina ulteriormente nelle vesti di una madre affettuosa e istrionica. La potenza dei suoi aforismi è emblematica della costruzione della sceneggiatura, forte anzitutto per via della sua bipartizione. Crudezza e delicatezza infatti si fondono alla perfezione, così come il dramma si avvale della comicità per potenziarsi. E in questa commistione di generi, che forse non trova un sostantivo che la descriva perfettamente, un gioco di specchi letterale e figurato consente lo scavamento nell'interiorità dello sfaccettato protagonista. Un protagonista attanagliato dal dubbio che domina la scena divorandola. Un protagonista che si evolve semplicemente riscoprendo se stesso. La regia, di cui colpisce in particolare una panoramica silente sul finale, si libera in autoriali inquadrature artistiche che tendono ad osservare da lontano nelle scene in esterna e che si trasformano in accattivanti piani nell'abitazione del carattere principale. Così la macchina cattura cautamente l'orrore dei bombardamenti e la staticità della riflessione, ma in uno stile variegato come la sceneggiatura si lascia andare al dinamismo e a una moderata profondità di campo nei momenti d'azione. Un uso sapiente dunque quello del regista di Thor Ragnarok. Ne viene fuori un'opera d'arte dotata di una molteplicità di pregi e di un'anima da non sottovalutare. Un film complesso sulla semplicità dei sentimenti. Il mio voto è 9,5 e mi auguro che questo prodotto possa ottenere più di qualche statuetta. Alla prossima. Ok, sventola di pubblico, mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso, gente, che dovete fare? Iscrivervi al canale e poi anche commentare.